perché non è stata costituita una rete. I CPIA, per chi non lo sa, sono i centri di istruzione per adulti. Quindi in realtà molte istituzioni, per esempio le scuole paritarie, dove vengono dalla scuola paritaria, non sono state inserite all'interno della rete dei CPIA. Molte misure, per esempio la FAD, la formazione a distanza, che al nord in molte regioni è utilizzata anche qui per la formazione professionale, oppure la certificazione delle competenze, non danno spazio alle scuole in autonomia di farle. Volevo sapere come mai c'è questa difformità tra le regioni, mentre per esempio in Emilia, in Toscana, sono attivi i CPIA e permettono alle scuole paritarie di farci parte e in Campania no. Questa è la mia domanda. Abbiamo giusto, ragazzi. Abbiamo l'ultima lì che...